avanti anche di nuovo. Ti volevo chiedere, in queste prime sedute tattiche, Mandolini che ruolo ti fa fare, cioè in che posizione giochi? Anche perché con l'arrivo di Pazzini qualcosa è cambiato. Ma io finora ho fatto l'esterno a destra, non ho neanche nessun problema a fare il tre quarti, quindi mi metto a completa disposizione per qualsiasi tipo di ruolo si possa fare. Ecco, se dovessi scegliere, un po' hai già risposto prima, il tuo modulo preferito e la tua posizione. Ma io sono nato esterno, un esterno comunque d'attacco, però anche negli ultimi anni ho fatto molto sia la seconda punta come il trequartista, quindi non è un problema, non è assolutamente un problema. Immagino tu abbia già capito che con Mandolini gli esterni offensivi si trasformano anche in terzini, diciamo, bisogna faticare molto, così. Sì, beh, no, certo, beh, comunque nel calcio di oggi in generale secondo me c'è da comunque sacrificarsi molto, c'è da essere bravi a fare entrambe le fasi. Io quest'anno naturalmente, come ho provato a fare magari anche a Livorno, cercherò appunto di far bene entrambe. Poi volevo chiederti, ecco, le tue condizioni fisiche, ti ho visto lavorare a pieno ritmo, quindi toccando ferro i problemi sono superati, toccando sì, qualsiasi cosa. Mi sto rimettendo pian piano, insomma, i carichi di lavoro sono importanti, però finora sta andando bene, ecco, quindi sono contento che reagisca così, insomma, al ginocchio. Ecco, c'è naturalmente il primo test in un momento sempre un po' critico della preparazione, perché insomma, i carichi di lavoro sono comunque pesanti, e c'è comunque tanto entusiasmo. Tifosi sono arrivati fin qui, questo insomma lo respirate a voi, sì. Sì, no, beh, io appunto essendo uno dei nuovi respiro un clima importante, nel senso appunto questo tanto entusiasmo. E, sì, il primo test, cerchiamo comunque di far bene, ma più che altro cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister, che secondo me sono le cose più importanti. Guardando la formazione in questo momento c'è la rosa, i tifosi sognano perché Toni, Pazzini, Siligardi, Sala, Romulo, poi c'è naturalmente Viviani, manca magari qualcosina dietro, però già si sogna un bel Verona offensivo che è pronto a fare tanti gol e a scalare posizioni in classifica. Bisogna andare piano oppure è giusto sognare? Sempre, bisogna andare sempre piano, secondo me, o comunque arrivare intanto a salvarci. Che il primo obiettivo è quello fondamentale, poi dopo gli obiettivi, insomma, una volta che avremo superato quello lì, qualsiasi esso sia, insomma, sono i benvenuti. Ciao Gianluca Tavellino, gruppo Atesis, eccetera eccetera, l'arena, telarena, più ne è più ne metto, non lo so. Ascoltami, ti chiedo come ti sei trovato innanzitutto e quale di gialloblu ti ha impressionato di più? Insomma, del test atletico sembra che sulla corsia di sinistra tra Supraiene e Pisano vadano già alla grande, cioè da un punto di vista proprio fisico, chi ti ha impressionato di più? Ma è naturalmente quelli che sono davanti nei primi gruppi, no, beh, io li sto conoscendo pian piano, e quindi insomma vedo che appunto per dire Jankovic ha tanta corsa, come ce l'ha Gomez, e appunto Sala, insomma i centrocampisti, insomma ognuno per i propri ruoli, e però io adesso comunque sto cercando di migliorare, cercare di star bene senza magari affrettare troppo le cose, nel senso che magari certi carichi di lavoro possono magari rallentarmi in certe cose, quindi finora sta andando bene e speriamo continui così. Per te meglio mezzo dietro le due punte o meglio largo? L'ho già detto, io nasco magari esterno, però non ho nessun neanche problema a fare il tre quarti o seconda punta. No, bene, no, assolutamente, sia Luca che comunque tutti gli altri ragazzi sono sempre stati disponibili, sono sempre stati, ma mi stanno aiutando per appunto cercare di capire il prima possibile i movimenti, insomma. Ecco, l'ultima cosa, tante volte da avversario con Mandolini in questi primi giorni di ritiro, che idea ti sei fatta? No, a me mi sta aiutando molto, sto cercando anch'io di mettermi a completa disposizione per cercare di apprendere prima tutto quello che vorrebbe lui.